Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Amelia e quello di oggi è il video delle letture del mese. Ne ho fatte giusto tre questo mese, perciò mi auguro che questo video sarà brevissimo. Comunque, prima volevo fare un paio di annunci, manco fossi una celebrità. Il primo annuncio è che probabilmente, anzi con quasi assoluta certezza, non riusciremo a pubblicare due video alla settimana durante il mese di agosto, per il semplice fatto che, per esempio, io devo fare doppi turni tutti i giorni perché devo sostituire i miei colleghi in ferie, perciò sti cazzi, non avrò una vita tutto il mese. E il secondo annuncio, invece, è che forse con tutta probabilità, se sono riuscita a prenotare un volo giusto, andrò a trovare Run in settembre a Londra. E sono un sacco fomentata perché, cioè davvero sono perché, euforica si dice? Sì, euforica perché non la vedo da Lucca dell'anno scorso, che quindi è praticamente un anno, e sono un sacco emozionata. Tra l'altro, non lo so, mi fa un sacco tenerezza perché quando la rivedo mi sembra sempre che sia più bassa. È una cosa normale, cioè ogni volta che la vedo mi sembra più bassa della volta precedente. Vabbè, comunque la gravità su di lei ha strani effetti. In ogni caso, partiamo con le letture del mese. Allora, il primo volume di cui volevo parlarvi è Idamari Gaki Koeru, la seconda stagione, che si chiama Limit, volume 1. Allora, ero molto fomentata per questo volume perché la prima stagione mi era piaciuta davvero moltissimo. Trattava delle tematiche quali la sordità che mi avevano davvero davvero interessata. L'unica cosa un po' negativa di questo volume, che sinceramente mi ha anche lasciata basita, è il fatto che questo volume sia ambientato qualche mese dopo, se non mi sbaglio 6 mesi o addirittura un anno dopo la conclusione della prima stagione, e io mi aspettavo che la relazione tra i due personaggi fosse un pochino maturata in quel lasso di tempo, e invece no, sono ancora impacciati e praticamente intimiditi l'uno dall'altro, come se si conoscessero da 3 giorni, non lo so. Perciò questo volume non mi sento di promuoverlo in pieno. Mi auguro comunque che nei prossimi finalmente la loro relazione abbia anche un'evoluzione interessante, perché le premesse c'erano e non vedo perché non siano state trattate come si deve. Il secondo volume di cui volevo parlarvi è un volume unico che si chiama Caramel Milk Tea di Maki Usami. Di suo ho soltanto un altro volume unico. Comunque di questa autrice volevo principalmente farmi un'idea perché non ho nessuna serie lunga sua. Ho soltanto questo volume qua e Orange Kiss, che è un altro volume unico. Ovviamente essendo un volume unico è una serie di storie brevi. Questo, devo essere sincera, mi è piaciuto di più rispetto all'altro volume Orange Kiss, perché le storie, sebbene siano fatte di un capitolo solo, sono comunque gestite meglio. Anche il disegno dell'autrice non mi dispiace. Certo, questo qui è ancora un pochino acerbo perché era una delle sue opere giovanili, però non mi dispiace. Sarei curiosa di darle un'altra possibilità con una storia più lunga, ecco. Magari se ne riparla fra qualche tempo. Come terza lettura di questo mese, terza e ultima lettura di questo mese, volevo parlarvi di Noragami. Noragami che io avevo lasciato praticamente al 7° volume, una roba del genere, perché mi ero detta, vabbè, aspettiamo che raggiunga la parte già trattata nell'anime, poi riprendo la lettura da dove non ho visto. E soltanto che poi siamo arrivati al 15° volume e mi sono, come dire, accorta che ovviamente aveva superato l'anime da un bel po'. Perciò ho deciso di farmi una rilettura completa di tutti i 15 volumi più il 16 che poi è uscito alla fine del mese, e devo essere sincera, già l'anime con la seconda stagione aveva assunto dei toni un pochino più seriosi e mi aveva incuriosito davvero molto, perché comunque era un tipo di storia shonen, però non shonen, battle shonen classico, e quindi mi aveva molto attratta. E sono felice perché comunque nel manga questa cosa viene proseguita, si dice così, insomma prosegue con una certa, come si dice? Ma io l'italiano oggi proprio
coerenza, con una certa coerenza e mi sta davvero garbando. Se cercate uno shonen che abbia gli elementi del battle shonen, ma che sia diverso da quelli soliti che leggete, prendetevi Noragami, tutta la vita. E chi mi viene a dire che Noragami è meglio di One Punch Man semplicemente perché One Punch Man è un seinen e non lo sanno, picchiateli, vi prego. Comunque, no, dovreste picchiare in generale chi paragona Noragami a One Punch Man, ma ok. Comunque, se cercate uno shonen del genere, prendetelo subito, anche perché questa faccenda degli dèi che noi non conosciamo, perché noi siamo abituati a studiare a scuola gli dèi greci, ogni tanto fanno riferimenti agli dèi, ma raga l'italiano oggi zero, sarà il caldo, vabbè. Agli dèi della mitologia norrena al massimo, ma ogni tanto quando fanno per sbaglio riferimento. Mentre qua c'è proprio tutta una mitologia completamente diversa. Ed è davvero interessante. Bene, l'ho tirata abbastanza per le lunghe, sto morendo di caldo, quindi io la taglierei qua. Bene, il video di oggi finisce. Vi ricordo che se ancora non lo fate di seguirci sul canale, potete seguire Meran anche su Facebook, Instagram e Telegram. Vi lascio giù qua sotto in descrizione i link alle pagine. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!